Venditalia 2018 continua, siamo allo stand della Moca Rabbia con il suo amministratore delegato Luca Giani. Benvenuto dinanzi ai microfoni e alle telecamere di VendingTV.it. Grazie a voi per l'intervento, la presenza, e devo dire che siamo molto felici di essere qui per la prima volta al Venditalia. Moca Rabbia, che mi risulta negli anni non ha mai partecipato, noi oggi siamo presenti perché intendiamo entrare in maniera molto importante in un canale che è assolutamente strategico per l'azienda, lo è in Italia, lo è all'estero, noi stiamo crescendo molto a livello internazionale, l'Italia sul vending ha un grandissimo potenziale. Io definirei Moca Rabbia come l'artigiano del caffè in chiave moderna. Perché chiave moderna? Perché abbiamo uno stabilimento produttivo che è in grado di lavorare su 11 milioni di chili su base annua e abbiamo uno spazio incrementale per la produzione di questi volumi che il vending richiede in virtù del fatto dei numeri che sviluppa il vending. Parliamo di più di 3 miliardi e mezzo di fatturato, di cui 1,8 miliardi lavora sul porzionato. Quindi artigiano perché? Artigiano perché la selezione delle materie prime è storicamente uno dei punti di forza della Moca Rabbia e la qualità del caffè la mettiamo oggi a disposizione per un canale che è il vending estremamente interessante. La mettete a disposizione in più formati, quali sono? I formati sono quelli classici del chilograni nelle tre varianti, dove uniamo la componente miscele, componente arabica robusta o 100% robusta, e la mettiamo anche a disposizione attraverso il sistema chiuso Moca Rabbia, che abbiamo lanciato anche attraverso dei nuovi packaging che vedete alle nostre spalle, oltre a tutto il mondo delle compatibili, quindi la Nespresso, la Dolce Gusto, la Lavazza Monovio. Stiamo lavorando su Caffita, che è un altro elemento che si aggiungerà al portafoglio prodotti, e in più lanciamo e siamo ben lieti di comunicare in questa fiera una joint venture internazionale con una multinazionale del latte che si chiama Regilé, che lavora all'interno di un consorzio che fattura nel mondo più di 1,2 miliardi, e abbiamo con loro siglato una joint venture 8 mesi fa proprio per creare una sinergia sul mondo capsule latte e mondo capsule conoscenza del caffè Moca Rabbia. Quindi questa sinergia, che sia commerciale che produttiva, inizierà a girare anche per il mercato italiano, a parte l'estero che è già partito, nei prossimi mesi. Quindi una grande novità di cui parleremo in questi giorni al vending. Luca, il vostro è un progetto davvero molto ambizioso. Siete nuovi per il vending, ovvero per alcuni anni siete stati un po' in sordina. Oggi vi presentate a Venditalia in pompa magna con tante belle novità. Quali sono i progetti per il prossimo futuro? I progetti per il prossimo futuro sono di sviluppare ulteriormente il canale vending, di mettere a disposizione della clientela che ha la conoscenza del marchio Moca Rabbia, al di là che abbiamo anche altri marchi, Arabes, Ruffo, Roversi, che è uno dei marchi più storici presenti in Italia. Mettiamo a disposizione della clientela un prodotto di assoluta qualità e il percepito che stiamo avendo dalla clientela vending, da queste prime trattative e negoziazioni, è che Moca Rabbia è un marchio estremamente storico a cui il cliente associa qualità produttive eccellenti, che oggi mettiamo a disposizione anche della clientela vending, che sempre più esigente richiede qualità. Quindi i prodotti e le miscele che noi lanceremo continuativamente anche nel canale vending saranno numerose nel corso dei prossimi 6 mesi, vedete ulteriori novità. Io suppongo che voi siate qui per andare a ricercare dei nuovi partner commerciali con cui iniziare una collaborazione sul territorio italiano, ma non solo sul territorio italiano. Ebbene, per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri entrare in contatto con voi, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale può farlo? L'indirizzo di posta elettronica è info@oci.it,
Abbiamo il riferimento del canale vending per il mercato italiano, che è Nicola Frau, e il riferimento per il mercato estero del vending, che è Gabriele Ferrari. Quindi a questa email verrete immediatamente, prontamente richiamati per fissare un appuntamento. L'estero, unitamente all'Italia, è evidentemente un canale su cui noi stiamo assolutamente spingendo, e i primi risultati si iniziano a vedere. L'approccio internazionale e nazionale attraverso partner è un'altra delle chiavi di riposizionamento e rilancio dell'azienda, che tutela il mercato Horeca storico che ha fatto in Italia, ma diciamo lo riduce a favore dei grandi clienti e degli altri canali che vengono inseriti all'interno del modello di business dell'azienda. Luca, grazie per la collaborazione, saluta pure gli amici di vendingtv.it. Grazie mille, buona fiera, buon divertimento, vi aspettiamo numerosi. Noi continuiamo invece attraverso i corridoi di Venditalia 2018, una 12ª edizione davvero sorprendente, vista il gran numero di novità che stiamo presentando e che ancora continueremo a presentarvi attraverso le nostre interviste. Quindi non andate via, restate con noi.